conferenza stampa, comunque insomma sta dando notizie sul decreto economico. Il bene più alto che quello della salute, la salute dei cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra. Lo Stato è qui, le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza della presenza dello Stato. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno economico. Possiamo parlare quindi di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano per quanto riguarda la strategia, la politica economica per far fronte a questa grande emergenza economica appunto e sociale. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio delle famiglie. E attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi. Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo, non abbiamo mai pensato e non dimostriamo di non pensare di poter combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. Noi stiamo cercando di costruire e combattere un'alluvione con gli stracci, con i secchi. Noi stiamo cercando di costruire pienamente partecipi degli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo una vera e propria diga per proteggere. Allora, imprese che sono importanti, si ma intanto è chiedere alla regia di continuare a seguire alla redazione europee, insomma di darci di poi il punto